Ben ritrovati amici di Tutto Android, con questo video inauguriamo una mini serie di guide dedicate agli acquisti natalizi. Perché lo sappiamo tutti che arrivati ad un certo punto dell'anno si comincia ad essere in crisi con la scelta dei regali di Natale. Perciò abbiamo deciso di venirvi incontro e realizzare una serie di guide per gli acquisti in cui, divisi per tematiche, vi consigliamo i migliori smartphone Android. Ma bando alle ciance, partiamo subito con la puntata di oggi dedicata agli smartphone impermeabili. Qui ci sono sostanzialmente due brand che si dividono la scena, Samsung e Sony. Cominciamo da un livello di prezzo abbordabile, anche se ovviamente per avere uno smartphone impermeabile è necessario avere un budget un tantino elevato, perché gli smartphone impermeabili di solito sono anche quelli equipaggiati con tutta una serie di hardware almeno di fascia media e quindi è necessario spendere un po' di più. Cominciamo da Xperia M5. Lo smartphone di Sony a certificazione IP68 e dispone di un buon hardware a partire dal display Full HD da 5 pollici, il processore che è un Helio X10 con 3 GB di RAM e due fotocamere, una da 21 megapixel sul posteriore e una selfie cam addirittura da 13 megapixel. Il suo unico punto debole forse è un'autonomia non proprio elevata, che è garantita da una batteria relativamente ristretta di 2600 mAh. Saliamo un filino di prezzo e troviamo una accoppiata, Sony Xperia Z5 e Sony Xperia Z5 Compact. La differenza più grande tra Z5 e Z5 Compact sono le dimensioni. Infatti, mentre il fratello minore ha 4,6 pollici di schermo HD, che comunque sono una risoluzione più che sufficiente, Z5 ha 5,2 pollici di schermo Full HD. Anche la RAM è leggermente diversa, 3 GB per Z5 e 2 GB per il Compact. La memoria interna invece è la stessa, così come le fotocamere, che sono da 23 megapixel quella principale e 5 megapixel quella anteriore, capaci di ottime prestazioni. Il loro unico difetto è una tendenza al surriscaldamento piuttosto marcata. C'è da dire che però rispetto all'anno scorso in cui sono stati lanciati le cose sono molto migliorate tramite un aggiornamento software che ha ridotto leggermente le prestazioni, ma ha salvaguardato sicuramente sia l'autonomia che le temperature. Saliamo ancora di prezzo e troviamo una nuova accoppiata, quella che si è un po' divisa tutte le lodi di questo 2016, Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge. La componentistica a bordo dei due Samsung è di assoluto livello, a partire dal processore octa-core, 4 GB di RAM, un'ottima batteria da 3000 per S7, 3600 mAh per S7 Edge e delle fotocamere veramente al top di ciò che si può trovare in commercio. Sono smartphone costosi, ma offrono anche un'esperienza di utilizzo di assoluto livello. Se vi piace anche il design, beh, il gioco è fatto. Infine chiudiamo con un top di gamma arrivato da pochissimo sul mercato, ancora una volta di Sony, si chiama Xperia XZ ed è il top di gamma attuale per la casa giapponese. Questo device è arrivato sul mercato un po' in ritardo rispetto ai competitor, ma offre grande plus appunto dell'impermeabilità. Ha poi uno Snapdragon 820, quasi il top di gamma di Qualcomm, due fotocamere davvero notevoli, una da 23 megapixel sulla parte posteriore e una addirittura da 13 megapixel per fare degli ottimi selfie. Ha poi un buon comparto audio, un bel display Full HD, non gli manca veramente niente. Unico piccolo problema, un'autonomia garantita dai 2900 mAh che è leggermente sotto agli smartphone di Samsung. Tuttavia offre un design molto particolare e assolutamente ricercato, soprattutto nella colorazione Blue Forest. Ebbene, questi erano i nostri consigli per gli acquisti per gli smartphone impermeabili, ma se andate sul nostro sito tuttoandroid.net, in alto a destra nella home page troverete un menu a tendina con tante altre guide agli acquisti divise per temi. Per questo video è tutto, non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdervi anche le prossime puntate. Un saluto da Matteo per tuttoandroid.net.